giovani e che collaboravano, sai, tipo le formiche, e si intrecciavano, non stavano mai fermi, camminavano in su e giù, tutto perfetto. Nel loro caos era tutto perfetto, usciva tutto alla perfezione. Quindi mi sono trovata bene, poi comunque ho sposato questa cosa del cinema sociale, nel senso affrontare delle tematiche e avvicinarsi soprattutto ai giovani, che credo in quest'Italia sia fondamentale. E non potevo dire di no a Giuseppe Nuzzo, io sono veramente felice, quest'anno ci sono degli ospiti grandissimi, non che l'altro anno non ce ne fossero, però quest'anno ce ne sono davvero tanti, e pensare, ecco, di avere in mano la serata, un po' Giacomo le gambe fanno, si dice, però sono molto felice. Tra l'altro tu te la vedrai proprio con la madrina di quest'anno, venerdì, che è Maria Grazia Cucinotta, e sarà la madrina, sarà con noi per una serata interamente a lei dedicata venerdì prossimo proprio qui. Sì, me la vedrei, sembra quasi una sfida, una lotta, me la vedrò, nel senso che sarà una bella responsabilità. Io non ho mai avuto il piacere di conoscerla, forse nella vita non pensavo nemmeno di arrivare a intervistarla, addirittura forse vederla da lontano. Nemmeno ti interessava, da come lo stai dicendo, sembra, no? Lui è così, e quindi no, sono molto felice davvero. Benissimo. Allora, stasera verrà proiettato Viva l'Italia, che è il film di cui sei regista, Massimiliano, non so se te lo ricordi. Sì, okay. È una delle cose che ho fatto. Sì, in effetti, dando uno sguardo alla tua biografia si vede, insomma, che sei da tempo nel mondo dello spettacolo, hai anche sceneggiato, scritto molte cose. Stasera Viva l'Italia verrà premiato come film dell'anno, miglior film dell'anno qui al Social World Film Festival, per la tematica sociale. Allora, la domanda sorge spontanea: come fa una commedia a sposarsi con la film sociale? Insomma, è un po' complicato. Di solito negli ultimi anni è un po' complicato, no? Nel senso, cercare di far ridere al cinema parlando di tematiche che magari invece nella vita di tutti i giorni ci fanno stare male. Quindi il tentativo... No, su del piede, no, una cosa mia. Mi ringrazio. No. Siamo tutti giovani, siamo stati... No, posso dire che sto più rilassato pure io? Perché c'è un po' questa figura impedante, qua dietro di lei, in piedi. Tu io sto rilassata... Oh, tranquilli. Però adesso io sto aiuto. Posso parlare? Vai. Ecco, questo film, Viva l'Italia. Viva l'Italia è un po' un inno di dolore, no? Gridato con ironia, perché racconta la storia di quello che poi è successo 5 mesi dopo che è uscito il film. Cioè, racconta questo grande compromesso che la storia del nostro paese ci ha continuato a regalare quest'anno, racconta di come va il nostro paese, a mio modo di vedere, ed è un film appositamente pensato per i più giovani. Cioè, nel senso, per persone che magari non approfondiscono, non leggono i giornali tutti i giorni, quindi era una chiave di lettura, un modo di vedere le cose da parte mia e da parte di chi ha sposato il progetto, che sono gli attori, da Michele Placido a Edoardo Leo stesso, a Mangiolini, Raul Bova e tutti gli altri, Papaleo, Gassman, eccetera. E io sono molto contento perché la tematica del festival si sposa molto con quello che volevamo comunicare con questo film, quindi è un premio a cui tengo davvero moltissimo e sono onorato di essere qui. A noi fa piacere averti qui. Grazie.